Buongiorno. Allora, io oggi sono fuori con il mio cestino, in realtà l'ho già riempito perché voglio prendere un po' di verdurine, perché l'altro giorno ho visto una focaccia ripiena di verdure selvatiche sul canale Occhio alla Penna che mi ispirava veramente tanto e mi è venuta voglia. Quindi oggi verdurine, come sta diventando un'abitudine del sabato. Raccogliermi le verdurine e poi la domenica cucinarle. Per ora qua ho tarassaco e rucola. Vediamo se riesco a farvi vedere. E voglio provare questa focaccia. Tra l'altro stanno già spuntando i fiori di Sambuco, sono meravigliosi e sono buoni da mangiare, si possono fare fritti in pastello oppure lo sciroppo. All'oro per le zuppe e i legumi, poco perché comunque sono piantine piccole, quindi ne prendo giusto qualche fogliolina. Ogni volta che passo davanti a questa casetta io mi immagino qui davanti la mattina a prendere il caffè, colazione. Guardate quanti fiori! Fiori! È piena, è bellissima! Lo adoro! Poi boh, io ho una passione per le casettine così piccine, sgangherate, ma con tanto, tanto terreno attorno, perché comunque a me piace tanto star fuori, sia in estate che in inverno. Preferisco vivermi fuori che dentro, cioè a me non frega niente di stare in casa, mi piace anche starmene a casa mia, farmi le mie cose, ma mi piace tanto anche stare fuori. Ormai i broccoletti sono tutti sfigati. Ho già preso un bel po' di roba, principalmente tarassaco, l'ho pressato perché il mio cestino è piccolo, e broccoletto qualcuno e basta. Poi in cortile prenderò altro tarassaco perché ho una bella pianta di tarassaco che mi è cresciuta in un vaso da sola e ha fatto delle foglie enormi, bellissime. Adesso vi faccio vedere tutti questi fiori, ce n'è tantissimi. E guardate qua. Poi ce ne sono alcuni piccolini rossi. Qua c'è un piccolo pezzo di terra di un cacciatore che ci tiene, dove c'è quella macchina gialla, ci tiene i cani in gabbia, sono praticamente lì, sempre, non escono mai. Ma ogni volta che passo piangono, mi guardano con uno sguardo che sembra dire aiuto. Ogni volta mi si spezza il cuore a vederli lì abbandonati.
tra l'altro da quando siamo qua, che sono più o meno 3 anni, la rotazione cambiano sempre perché si ammalano. Ne ho visti alcuni che gli sono formati dei tumori ed erano comunque sempre lì, abbandonati a se stessi. Non lo so, io non riesco a capire queste cose. Io penso che per loro siano solo degli oggetti, niente di più. Li vedono come un attrezzo per quello che per loro è uno sport. Vabbè. Cambiamo discorso. Guardate questo fiore super particolare, bellissimo. È il lampascione. Il lampascione è una specie, è un bulbo praticamente commestibile. E io non lo prendo perché sono sicura al 99,99% che è lui. Ma ho comunque paura. E è molto amaro. Però non è male, dai, se ci si fanno le polpette non è male. Basta, me ne torno a casa. Non ho voglia di fare troppa strada. Ho questa quantità, che però comunque l'ho bella apprezzata per farcela stare, quindi va bene. Più quella che ho in giardino dovrebbe andare bene. E se non va bene, ce la facciamo andare bene per fare la focaccia. Sono a casa, in realtà sono a casa da un po', mi sono fatta tutto il ritorno praticamente da un bel po', non ho fatto tanta strada come l'altra volta, però un bel pezzo, con un dolore qua, tipo come quando ho la cistite, che quando fa freddo, se si soffre di cistite, può prendere un colpo di freddo e far male qua la parte bassa, e mi è passato, sto bene adesso, però che fastidio tutto il ritorno. E poi niente, non ho preso più altra verdura, ho preso quella e basta, perché forse qualche broccoletto ho trovato in più a ritorno, ma niente di che. E domani prenderò quello che ho in giardino, prenderò anche l'aglio, perché l'aglio selvatico ormai ha fatto, non ha proprio fatto il fiore, però è uscito il bocciolo del fiore, e quando è così è duro, per buttarlo praticamente tutto non vale la pena. E niente, adesso mi sto rilassando un pochino, cocco il mio Eddie, lavoro un po' all'uncinetto. Ho incontrato un signore che è nuovo, perché non c'era mai stato fino ad ora, e con due cagnolone bellissime, che una delle due mi è venuta incontro perché voleva le coccole. Infatti appena sono arrivata a casa i cani mi hanno iniziato ad annusare proprio insistentemente la mano, e questa parte qua, perché era la mano con cui l'ho accarezzata. E lui mi ha detto che mi ha chiesto: ma tu hai dei cani? E io ho detto: sì, sono quei due cagnolini, uno nero e uno bianco. Fa: ah, sì, li ho visti. Ho visto i cani, ma non ho fatto caso a te. E io: ah, sì, anch'io guardo i cani, ma le persone. Non sono l'unica che nota i cani e ignora le persone. Però è vero, sì, sono più belli loro, i miei bimbini. Qua sono andata avanti tantissimo. Questo è quello che rimane del terzo gomitolo, ma guardate quanto, praticamente ormai è un mini abito, l'ho provato. Sì, è piccolino. Sì, adesso ti coccola. Guardate quanto è lungo. E sto facendo qualche aumento praticamente. Una volta arrivata tipo qua, ho iniziato a fare un pochino di aumenti per non farlo venire troppo super aderente. E sto alternando un giro senza e un giro con 3 aumenti, in modo che non cresce troppo. E adesso mi va tipo mini abito, molto mini, però appena mi andrà
un po' sotto il sedere, quasi al ginocchio, ricomincerò a fare il punti V e farò un pezzo così alternando e poi un pezzo, la parte finale, solo tutte righe di punti V. Così è un pochino più arioso e mi risparmio anche del filato. E sta venendo bene, adesso appena finisco questo gomitolo metterò un marcapunti, me lo metterò in stand-by e riprenderò le maniche, così almeno poi una volta finite le maniche col filato che mi avanza vado tranquilla a fare la gonna. E sta venendo veramente bene, è proprio morbido, è coccoloso, mi piace un sacco. E penso che questo io lo userò tantissimo perché c'è un vestito compreso di gonna lunga, penso che anche in inverno con sotto una maglia a maniche lunghe, magari nera, lo userò tranquillamente, magari a collo alto. E poi alla fine riprenderò il collo, perché così vedete com'è quadrato. Lo riprenderò così che si andrà a arrotondare. Se vi interessa sapere come farlo, che si arrotonda un po', me lo dite, che vi faccio un video sull'altro canale. Vi faccio un video e vi faccio vedere. Tra l'altro sull'altro canale se mancano poco più di 20 iscritte, sono a 1000 in 6 mesi. Cioè su questo ho dovuto fare una fatica assurda ad arrivare a 1000, mettere 8000 shorts video quasi ogni giorno. Su quell'altro praticamente me lo scordo con un video alla settimana e a Natale mi sono pure presa la libertà di non fare video e sono già a 1000. E l'ultimo video ha superato le 8000 visualizzazioni. Che qua me le scordo e dico, ma perché? Perché questo è per via dell'algoritmo di YouTube che fa un po' quello che gli pare, sceglie lui. Vabbè, niente, dai, io adesso vado avanti un po' qui con il mio bel vestito maglione, che è bellissimo. E sto finendo questo adesso. Dopo aver finito questo, ho ripreso questo e andrò avanti solo con questo. Lascerò un attimo in stand-by tutto il resto perché, a parte che non sto andando abbastanza veloce, quindi non penso ci metterò molto. Ma perché ho un progetto in mente di cui non vi voglio parlare perché è una sorpresa, e che però l'ideale sarebbe realizzarlo prima che finisca la primavera. Non è estate inoltrata, quindi devo essere più veloce possibile e non vedo l'ora. È bellissimo. E niente, dai, vado avanti. Cookie. E sei felice? Ma come si muove quella codina? Buongiorno. Allora, sono in giardino perché voglio prendermi un aglio che, scusatemi, mi siedo. Ho lavato tutte le verdure per fare la focaccia. Io ho preso tarassaco, broccoletti e rucola e mi sono ricordata che devo prendere l'aglio e l'ultimo tarassaco che ho qua in giardino. Quindi adesso mi raccolgo l'aglio e il tarassaco. Allora, che tanto qua prendiamo uno più grande, diciamo chiuso la destra. Mi cioè, con una mano non è proprio facile fare le cose. Poi qua c'è questa ortica che mi vuole pungere. Oh, ecco.
caso c'è del bel tarassaco, guardate le fave che stanno facendo i fiori, anche se sono un po' bassine. Anche quelle lì, guardate qui il fiorellino della fava, che carino, è bellissimo, più bello. Ok, allora adesso mi raccolgo anche, o se no no, dai, facciamo così, visto che ne ho abbastanza, lo lascio, lo userò un altro giorno. Questo qui è aglio, che è venuto praticamente da solo, perché l'anno scorso avevo messo degli spicchi di aglio che avevano fatto il germoglio, e poi però alcuni erano morti all'improvviso e non me ne ero accorta, perché quelli che mi sono accorta che ormai si stavano afferisciando li ho tirati su e li abbiamo mangiati, però alcuni si vede che sono morti e non me ne sono accorta, sono rimasti sotto i bulbi e hanno rifatto altro aglio. E non mi viene con tutti i vari spicchi, non so perché, muore prima. E adesso di questo mangerò anche, cioè tolgo la parte giallina e mangeremo tutto. Ok, adesso vado a cuocere la verdura. Ok, allora qua ho tutta la verdura. Qua ho l'aglio che ho bene lavato e uso anche le foglie. Adesso me li taglio e metto tutto assieme. Aspetto, sembra un cipollotto, ma vi assicuro che è aglio, cioè sa proprio di aglio, l'odore è aglioso. Ok, adesso semplicemente io metto il sale. Allora metto un po' di sale che aiuta un pochino a ridurre il volume, un po' sparso. Metto sul fuoco, accendo e aggiungo già subito un goccio d'acqua, perché le voglio far andare piano piano in modo che si cuociano, e quando sono cotte aggiungerò l'olio e le farò rosolare. Faccio così perché almeno vengono come se fossero, come se facessero una bollitura, ma senza perdere i nutrienti, perché non colerò poi l'acqua, perché la lascerò asciugare. E vabbè, adesso è un po' difficile anche mescolarle, però poi quando si saranno un pochino ristrette le mescolerò facilmente. Quindi adesso le lascio qua, metto un coperchio e dopo, tra un po' vi faccio vedere già come calano. Guardate, già 2 minuti dopo, che differenza, come si è afflosciata, e ancora deve calare molto. Però in realtà ha già un profumo buonissimo, perché l'aglio è proprio tanto buono. Ok, allora la verdura è cotta, quindi adesso ho alzato la fiamma e lascio asciugare quest'ultima acqua. Io l'ho anche tagliuzzata un po', perché sennò non si riusciva neanche a mescolare. Lascio asciugare, una volta asciutta aggiungerò l'olio. Ok, allora l'acqua si è asciugata tutta, in realtà è già buona così, però con un filo d'olio è ancora più buona. Ok, aggiungo un goccio d'olio, non vedo bene quello che sto facendo. Ok, scusate, le riprese un po' così, e eccolo, faccio rosolare un attimino. Potete anche bollirla, io la faccio cuocere così, almeno no, cioè resta più gustosa e non va via i nutrienti. Ed ecco, basta fatto. Verdura pronta, devo dire che non è male, questa volta ce n'è abbastanza. Ok, pasta pronta, adesso ci metto la verdura. Un pochettino, che succede?
È sempre troppo poca, però c'è un profumo. Lo senti il profumo? Sì. Oh no, non posso. E adesso ci grattugio il formaggio del Lido, questo qua, che è buono. Ok, basta. Dici che va bene? Mettici ancora un goccettino. Non riesco a farlo andare bene nei gatti. Dai, poi piuttosto ce lo aggiusti con la mano. Adesso si chiude. Proviamo a far così, vediamo se abbassano i bordi e non facciamo la parte sopra. Magari viene meno bella. Un po' più piccola. Fa niente. Ok, adesso un po' di olio sopra. Però voglio farla un pochettino così come fanno adesso, tipo sai, le focacce che sto facendo, tutte quelle farcite, che le schiaccio un pochettino con la mano. Perché ho buchi? Perché prende meglio, si cuoce meglio, è un po' spesso in alcuni punti, no? Facendo così evitiamo che uno gonfi troppo e che comunque si cuocia bene anche all'interno la pasta. Evitiamo che viene quell'effetto crudo. Il pennello. Viene una sorta di torta verde, dai. Sì, No, però l'impasto della focaccia. lo so, però viene una sorta di torta verde con l'impasto della focaccia. Un focaccia torta verde, un torta focaccia verde, un focaccia verde torta, torta. Quello. Voilà. Ok, adesso le inforniamo. Per quanto tempo? Non lo so, per quanti gradi? Non lo so. Non lo sappiamo. Focaccia pronta, l'ho già tagliata. Adesso tiro via la fetta e la assaggio. Allora, comunque una fetta. L'ho tagliata bene. Pensate quella lì, che è meglio. Guarda che bella. Mamma mia, non vedo l'ora. Bella amaro stavolta in terrazza. Sento il formaggio alle erbe, ci sta benissimo. Mi piace questa inquadratura. Fa sembrare la casa più grande. Ok, Scusa, adesso però vi saluto perché in realtà sono qua perché dobbiamo girare il video per imparare vivendo. Vi metto nella descrizione il link. È arrivato Eddie. Il link per il video di Occhio alla Penna dove ha fatto questa focaccia, così se volete seguire la sua ricetta, seguite la sua ricetta. Se volete altre ricette di focaccia su Imparare Vivendo è pieno. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!